Gentile collega, ci troviamo a 17 settimane ed osservi un altro caso di encefalocele posteriore, di encefalocele occipitale, differente rispetto agli altri per la ampiezza del meningocele, per la grande quantità di tessuto di meningocele erniato. E vedrai che il meningocele è costituito praticamente solo dalle meninge della parte liquida, e il cervello, pur essendo tutto abbassato verso il basso, è ancora contenuto nella scatola cranica. Tu ben sai che l'encefalocele occipitale è legata a una lesione ossea che si verifica tra la sutura lamboidea e il forame magno. Tu ben sai che le condizioni eziopatogenetiche che la determinano sono le stesse della spina bifida. Tu sai che la diagnosi differenziale va posta con l'igroma cistico, con la spina bifida cervicale, e che una volta che tu hai riconosciuto che invece si tratta di un encefalocele posteriore, devi andare a vedere tutto quel, devi fare un esame completo, un esame attento per escludere anomalie associate che possono riguardare la spina dorsale, che possono riguardare altri organi quali labbro, occhi, arti, reni. Qui tu stai vedendo come tutto il tessuto cerebrale è contenuto nella scatola cranica. Ovviamente il difetto porta a quella manifestazione che viene chiamata segno del limone per la morfologia della testa, e tu puoi osservare qui che i talami si sono prolassati verso il basso. Tu puoi osservare qui bene i talami e tra poco vedrai con che difficoltà noi riusciremo a vedere il cervelletto, che appare piccolo e non ben delimitabile nelle sue strutture, i due emisferi ed il verme. Qui tu vedi i talami che sono abbassati posteriormente, qui vedi che sono tra di loro separati. Tu vedi che non c'è idrocefalia, perché tra poco vedrai i trigoni che sono regolari. Ci portiamo verso la fossa cranica posteriore e lì tu vedi l'enorme meningocele che fuoriesce all'esterno. Osserverai il grosso difetto osseo che puoi vedere in questa immagine. Vedrai come la massa che fuoriesce all'esterno, il meningocele fluttuante, proprio legata alle sue dimensioni. E tu potrai, ecco qui tu vedi il difetto osseo che è enorme, qui tu vedi che cerchiamo di andare a trovare il cervelletto, eccolo qui, finalmente l'abbiamo riscontrato, ma non nella sua usuale morfologia, con i due emisferi e con il verme centrale. È chiaro che in un caso del genere non possiamo che richiedere la esecuzione della risonanza magnetica nucleare, che andrà a valutare tante altre strutture cerebrali, e vai a vedere il grosso meningocele, vai ad eseguirne le dimensioni e vai a richiedere quelle consulenze che sono fondamentali e che sono quella genetica e quella neurochirurgica. Puoi richiedere, devi richiedere l'uso del cariotipo, devi richiedere preferibilmente il cariotipo molecolare per andare ad osservare se ci sono quelle patologie che si possono associare alle encefalocele posteriori, e qui io ti richiedo di rimandarti alla lezione magistrale sugli encefaloceli che troverai sempre sul nostro sito, e vai ad osservare, a caratterizzare e a precisare bene tutto, vai ad eseguire le diagnosi differenziali che già ti ho detto con l'igroma cistico e con la spina bifida cervicale, vai ad osservare tutte le strutture che devi vedere, vai a vedere con attenzione le mani, vai a vedere che non ci sia polidattilia, vai a vedere che i reni siano normali, in maniera tale da poter dare quelle indicazioni necessarie al genetista, al neurochirurgo, che possono quindi eseguire quel perfetto counseling alla gestante per renderla edotta della situazione di questa patologia, per renderla edotta di quello che sono le eventuali
complicanze che, cui può andare incontro questo feto, renderle dotta della necessità di controlli ravvicinati, renderle dotta della necessità di completare lo studio e la consulenza dopo aver visto la risonanza magnetica. Nelle immagini finali ti metto in evidenza la normale morfologia dei reni, che rappresentano l'anomalia più frequente che si associa all'encefalocele, a configurare quella che è la sindrome di Meckel-Gruber, a cui ti rimando, e tu ben sai che è una sindrome autosomica recessiva. Grazie dell'attenzione.